Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Fortnite, ma per salutare questa vecchia mappa e per la nuova, cosa vogliamo per la nuova season. Allora, vorrei parlare appunto perché questa season è stata la peggiore in cui ho mai giocato, perché è stato uguale tutto il tempo, non è cambiato in un minimo dettaglio. No, il Colosseo tipo che si sposta, non so qua, tipo il gatto Glil che viene preso da una meteora, no, viene colpito da una metà, no, tutto uguale. Vabbè, comunque secondo me la nuova season deve essere a tema Jurassic Park World. Si decide, praticamente uccidi dei dinosauri, magari, visto che il punto zero farà cambiare il tempo, ti risucchiano il tempo e vai dai dinosauri. La mappa è tutta dinosauri, tranne vorrei tenere solo tipo ci sarà tipo una mini tutto inesplorato, tranne qualche luogo tipo foschi, incendiato, rotto perché è esploso il centro nucleare. Scogliere non c'è più, fortezza non c'è più perché Predator non c'entrerà nella prossima season. Parco ci sarà tipo come tribù vecchissima. Castello Corallo sì, ma più, molto più. L'acqua sarà molto alta, piena di squali, mentre qua sabbie sudate, spero che sabbie sudate sia tipo un rifugio sopra la riva, siepi un rifugio, pantano un fiume, la palude, foresta diventi giungla fino a Covo del Cacciatore, e tra lago e corso commercio questa zona è la zona dove diciamo sono quelli che vogliono uccidere i dinosauri, e c'è Gatto Grill che è sempre Gatto Grill, rimane Gatto Grill come prima, e anche Brughiere Brumose. Praticamente cambierebbe tutta la mappa, mi piacerebbe molto. Ovviamente torri, ci sarà anche il deserto, ma non col punto zero, più simile a stagione 8 ai tempi, tipo paradisia, vabbè. Colosseo sì, però messo nella sabbia immerso, tipo come foschi rotto. Molly ci sarà sì, perché è protetto anche lui, mentre tutta la zona è inesplorata, tranne praticamente un quarto della mappa. Mi piacerebbe molto. Torri Bislacche, annientatelo, non mi piaceva Borgo Bislacco, non mi piaceva. No, in realtà mi piaceva come si chiama? Pinnacoli pendenti. Allora, secondo me lo yacht non tornerà, neanche lo grotto e neanche l'agenzia non tornerà, sicuro. Poi piano piano si vedrà, domani probabilmente ci sarà da scoprire tutto, che però non si sa ancora niente. Intanto guardiamo anche il negozio, non si sa mai, dai. Guardiamo anche un po' il negozio, se magari mi si carica. Ok, ci sono queste skin da personalizzare del tuo eroe che io ho già cacciatore. Poi abbiamo i mantelli, queste robe, bello il mantello perché si può personalizzare, mi piace un sacco. Balletto che ci sta, è balletto bello questo. Poi c'è canaglia, torcida, c'è il bundle di Squatting Dog. Ah, ok, bello il deltaplano, la skin un po' meno, però questi tre oggetti ci stanno, anche lo backpack, mentre ciuffo predonno. Poi qua, vabbè, ci sono le offerte speciali e i cacciatori. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate like al video se vi è piaciuto, giustamente, e iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare ai 200 iscritti. Ciao!